Cucù, mesami, video della domenica pomeriggio. Tra l'altro sta arrivando un temporale pazzesco, quindi riscaldiamo un po' l'atmosfera parlando di profumi Zara. Del capitolo 6 ho preso queste due referenze, prezzo 12,95 euro, 30 ml. Ve ne parlo ora prima che vadano sold out del Salt Repair. Ve ne avevo già parlato nelle scoperte entusiasmanti dei profumi Zara. Dei quattro, dal mio punto di vista, è il più sofisticato, non c'è nulla da dire. La boccetta in degradé da questo verde che ricorda la pera, questo turchese, un profumo che una volta stabilizzato sulla vostra pelle, almeno per quanto mi riguarda, evolve nella stessa maniera del Kajali, del Vanilla Royal Sugar Patchouli. Vi avevo detto che avrei preso il backup e infatti lo vedete in tonso, sempre 12,95, perché non posso stare senza questo profumo. Secondo me è il migliore degli 8. Parlo di 8 perché sono 4 in questo pack rosa con protagonisti i frutti, e sono poi 4 in pack carta da zucchero celestino chiaro che rimandano ai fiori. Leggendo Zara si parla di un eau de parfum con petali di gelsomino proprio accennati, con tocchi di pera che si fondono con praline e vaniglia, e per me è una combo esplosiva. Non ho preso il Peachy Glow perché annusato in negozio mi ha dato la sensazione di un qualcosa di artefatto chimico. Questa profumazione sintetica mi sembrava proprio artefatta, e quindi non vi dico che mi ha disgustato, ma ho proprio detto no. Cherry Smoothie, memore della Marina Fabri, che mi ricorda questo profumo, lo vedete qui nel pack, è proprio scirupposo, molto dolce, quasi stomachevole, da super acetone, mi verrebbe da pensare quando bimbe mangiavamo troppi zuccheri e il corpo reagiva poi con l'acetone. Vi volevo segnalare che molti lo considerano il dupe, cioè questo Cherry Smoothie riproposto in versione lineare, così con il 30 ml. Molte americane invece fanno riferimento al Love Fest di Kajali. Buono. Protagonista è la ciliegia. Se devo essere sincera, preferisco Kajali perché ha sempre quella marcia in più, è inutile. Sono dei profumi con una raffinatezza e un fascino tutti particolari. Il Love Fest è caratterizzato da raspberry, pralina, palo santo, guaiac wood, che non so che cos'è, e il patchouli. Qui è una nota fresca proprio, succosa, di ciliegia che evolve col patchouli, quindi io trovo molta più eleganza nel Kajali rispetto al Tom Ford originale, non l'ho neanche annusato. In negozio non c'era il tester e quindi non ho annusato Cherry Smoothie. Fatemi sapere voi se potrebbe ricordare questo, che era uscito in estate lo scorso anno, oppure è un'altra cosa, se è un flanker oppure se è totalmente un'altra tipologia di profumo. In negozio c'era invece il tester del Marshmallow Addiction e annusato, mi piace tantissimo. Vi leggo le note: è un eau de parfum luminosa con una miscela di note floreali, solari e frutti lussureggianti, con un tocco gourmand di vaniglia e un meraviglioso muschio. È una profumazione molto
fruttata che le americane avvicinano ad un profumo di Escada, ve lo lascio di lato, ed è un profumo giornaliero, portabilissimo, sicuramente un rimando ad un cocktail analcolico fruttato, molto molto piacevole, adattissimo per l'estate. Da prendere se vi piace sempre avere quelle fragranze fresche da mordere, ricorda un pomeriggio in passeggiata anche in una bella città, degustare un aperitivo analcolico alla frutta. È veramente solare come profumo e quindi l'ho preso perché nell'annusarlo mi sono ritrovata sommersa da questa aura di gioia e di allegria. Arriviamo ai floreali che sono il capitolo 5, 9,95. A differenza del capitolo 6 che passa a 12,95, di questi non ho preso il Royal Freesia e ho capito poi dopo perché. Perché le americane lo paragonano ad Alien, un alien, come posso dire, molto più leggero, non un alien nella sua integrità, nella sua pienezza, in tutta la sua opulenza, perché per me è un profumo difficile da portare, un profumo che non amo e nel momento in cui ho visto queste recensioni ho capito perché non faceva al caso mio proprio perché mi ricordava una tipologia di fiorito che a me personalmente fa venire il cerchio alla testa. È un eau de parfum elegante per le sue note di fresie in fiore e tocco di legno speziato. Ecco, è l'unico che non mi ha particolarmente colpita perché non è la tipologia di profumo che amo e che ricerco, ma se amate Alien andate in store ad annusare Royal Freesia perché sicuramente potrebbe fare al caso vostro. Parlando di Majestic Lilla, che è il più leggero, è proprio il profumo di Lilla, del bellissimo fiore violaceo. È un eau de parfum in cui il lilà diventa ingrediente essenziale nella sua purezza ed eleganza e vi posso assicurare che è un profumo luminoso, un profumo fresco, pulito, è un fiorito che sa di lilla, ma proprio nella sua delicatezza, nella sua finezza, nella sua gentilezza. È un fiorito meraviglioso, un profumo di pulito, un fiore che risalta con i raggi del sole, quindi è anch'esso un profumo luminoso, non è un fiore che vi asfissia, anzi è molto delicato. È molto pulito, è molto candido e quindi ve lo suggerisco. Come vi suggerisco un altro fiore, arriviamo al Noble Wisteria, il glicine, proprio un fiore nobile che io ho qui nel mio portico e che mi riporta immediatamente alla memoria quando bambina andavo a trovare i miei nonni in estate nella casa di campagna. La loro casa poi di residenza, c'era quest'aia con le pietre antiche, con questi piastroni di pietra arenaria e questo immenso glicine che tutte le estati era il mio compagno di giornate, perché nell'aia mio nonno aveva anche un bar, i bar di paese, dove comunque con i miei amici trascorrevamo grandi pomeriggi a giocare a carte, a ridere, a scherzare, ad ascoltare musica, a raccontarci, e immediatamente mi riporta a quelle giornate spensierate, a quei pomeriggi assolati dove
Il glicine dava comunque a noi riparo. Nelle ore più calde ci siedevamo proprio all'ombra del glicine perché è un fiore splendido. Io l'ho piantato anche qui in casa mia perché d'estate esplode anche con questi fiori profumatissimi. Fa un'ombra pazzesca, è come una liana perché si estende, si espande alla velocità della luce, diventa un albero fortissimo perché cresce velocemente, ma in autunno e in inverno perde le foglie, ovviamente sporca un po', però si ritira e, come posso dire, l'anno successivo ributta dai suoi rami che nel frattempo sono cresciuti, si sono fortificati, ributta queste foglie generose da cui scendono questi grappoli di glicine profumatissimo. Questo ricorda tanto il classico glicine viola. Io qui da me in giardino ho messo il glicine bianco, un profumo meraviglioso. Sono quei profumi che anche quando scendo e vado a stendere mi travolgono, mi avvolgono. Tutti gli insetti ronzano intorno a questi fiori meravigliosi perché sono un inno alla vita e quindi anche questo è un profumo meraviglioso, proprio pulito, candido, solare, luminoso, gioioso, stupendo. Parla di eau de parfum brillante con fiorenti nobili, glicini e un tocco di trifoglio che io non sento. Il terzo è il Queen Plum Rose. È un eau de parfum con incontri floreali di plumeria, rosa e note gourmand. Plumeria, sarebbe il frangipane e qui è un profumo molto più elegante perché la nota della rosa si sente tantissimo, ma è una rosa come al solito elegante. Mi viene proprio in mente una rosa scaldata al sole. Sapete quelle rose gialle che tendono poi sull'estremità dei petali ad intensificarsi nel colore arancio? Sono quelle rose che sprigionano anche qui una sensazione di calore. Vedo proprio un roseto baciato dal sole, dai soli di maggio. È un'esplosione veramente di questa rosa particolarissima, ma è molto molto delicata. È sicuramente una rosa elegante, non è una rosa bianca, non è una rosa, non è una rosa rossa. Io la sento una rosa gialla, una rosa arancio. Vi capita di andare a delle comunioni? Ho partecipato anche a dei matrimoni in cui protagoniste erano queste rose gialle con sfumature arancio. Hanno tutta una profumazione particolare, un po' più calda. E la ritrovo in questa essenza, in questo eau de parfum. Zara con la linea Chapter ha lanciato veramente delle chicche, delle perle. Sono tutti particolari e tutti meritevoli, al di là di quelli che io non ho preso, come il Peach Glow, che però so in tante hanno amato perché hanno ritrovato nelle sue note le sfumature del cocktail Bellini, insomma questa pesca succosa, quasi ghiacciata, frizzantina. Vi dico, a parte le fragranze che a me non sono piaciute, sicuramente quella che dal mio punto di vista si distingue nettamente dalle altre è il Saint-Tropez, è proprio non solo perché viene considerato il dupe di La Belle, ma è un profumo che ha un suo fascino, una sua eleganza che spicca notevolmente rispetto agli altri, da farmelo amare così tanto che per paura di non trovarlo più ho preso il backup, cioè questo vi ricordo a me
riporta immediatamente alla mente lui, alla mente, ma anche sulla pelle, mi dona le stesse sensazioni, cioè è proprio un profumo in cui pralina e vaniglia, anche se, vi ripeto, hanno tutto un percorso diverso, la loro piramide è destrutturata, ve l'ho già detto nel video, ve lo lascio qua. Mi rimane sulla pelle la stessa fragranza, la stessa armonia delle note del Caiali. Quindi vi dico, per me questo è il top di gamma. Spero di esservi stata utile con questo video recensione dei profumi Chapter 5, Chapter 6 di Zara. Fate le vostre considerazioni, anche perché per Zara sono in arrivo i saldi, quindi stagione estiva si andrà concludendo, arriveranno i lanci autunnali e sicuramente verranno lanciati altri profumi, quindi se volete accaparrarvi qualche eau de parfum, vagliate attentamente il sito. Ci sono già alcuni profumi scontati, anche i flanker di Wonder Rose. Insomma, ci aggiorniamo sicuramente. Fatemi sapere se farete danni. Io vi mando tanti bacini, bacioni, baciotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!